21esima giornata del campionato nazionale di basket Serie B, girone C. In campo la capolista Roma Gas & Power, Eurobasket Roma contro la Use Basket Empoli. Da più cordiale buonasera da parte di David Birtolo dal Palavenali in Roma. Il saluto Alessandro Salvati alla parte tecnica per la Fanner e la FannerNews.it per questa, come detto, 21esima giornata, ovvero sesta gara del girone di ritorno. All'andata la capolista Roma Gas & Power, Eurobasket Roma, espugnò il campo di Empoli per 76 a 57. 36 punti per la Roma Gas, che ritorna a giocare in casa dopo 3 settimane, dopo le due trasferte in quel di Palestrina prima e Palermo poi. Una sconfitta e una vittoria. Sconfitta per la Roma Gas in quel di Palestrina per 57 a 51, vittoria la settimana scorsa in quel di Palermo per 69 a 51. In settimana anche un nuovo acquisto nelle file della Roma Gas, quello di Nicolò Pedrucci, mentre quello di Nelson Rizzitiello è già da qualche settimana. Rizzitiello è arrivato nelle file proveniente proprio da Palermo con la Roma Gas. Andiamo a dare il roster delle due formazioni per Empoli: con numero 3 Samoggia, con numero 5 il capitano Mariotti, con numero 7 Sesoldi, con numero 11 Scali, con numero 13 Antonini, con numero 15 Ghizzani, con numero 18 Mascagni, con numero 19 Berni, con numero 25 Lazzari, con numero 51 Bei. Facciamo in bocca al lupo a Terrosi, rottura dei legamenti crociati per lui. Andiamo a dare anche gli arbitri prima della formazione Roma Gas. Sono Puccini, signori Puccini e Capponi, primo possesso poi da Roma Gas, poi daremo anche il roster della Roma Gas. Da Stanic dentro per Dipa, almeno nelle intenzioni. Palla persa, primo possesso per Empoli con il capitano Mariotti in punta, marcato da Stanic. Si avvicina anche Samoggia, fuori per Bei perimetrale. L'attacco di Mascagni, Mascagni viene chiuso, ancora fuori per Bei. Ottima difesa della Roma Gas. Andiamo a dare il roster di quest'oggi della formazione allenata da Davide Bonora, con numero 4 Dip, con numero 5 il capitano Giulio Casale, con numero 6 Eugenio Fanti, con numero 8 Nicola Stanic, con numero 9 Alex Righetti, con numero 11 Gabriele Romeo, con numero 16 Valero Staffieri, con numero 20 Duilio Birindel. Intanto c'è l'errore di Righetti, possesso ancora per la Roma Gas, con numero 26 il nuovo acquisto Nicolò Pedrucci, con numero 32 Rizzitiello in semigancio, Marcelo Dip a segno dopo 50 secondi. Arriva il primo canestro dal campo per la Roma Gas, 2-0, firmato da Marcelo Dip. Empoli in tenuta rossa, tenuta bianca per la Roma Gas. Perde la maniglia Ghizzani, contropiede Fanti fino in fondo, Eugenio Fanti coast to coast. Fanti, Dip, Staffieri, Stanic, Righetti per la Roma Gas. Questo è il quintetto per i romani allenati da coach Davide Bonara. 4-0, 8-30. Mascagni, blocco di Bei, si apre Bei dalla media, segno dall'altezza del tiro libero. Ottimo movimento di Bei in pick and roll. Fanti nell'angolo per Alex Righetti, la mette da 3 punti. Alex, da 3 punti. Alex ha fatto un passettino indietro, piccolissimo step back, è andato a segno da 3 punti. C'è il fallo di Nicola Stanic, aggressivo nei confronti di Mariotti. 7-2 per la Roma Gas. 8 minuti e 6 secondi alla fine del primo quarto, primo fallo per Nicola Stanic, primo fallo di squadra per la Roma Gas. Mariotti, Samoggia esce, Mascagni sotto, conclusione da Fanti, il numero 18 di Empoli, Mascagni, poi la conclusione, errore, il rimbalzone di Dip. Eugenio Fanti in punta, Marcelo Dip, il consiglio per Stanic, il blocco di Marcelo Dip, palleggia, resta il tiro per Stanic, lungo, secondo ferro lo sputa fuori, si rimane sul 7-2, Mariotti. Transizione che però si deve fermare, rientra velocemente Roma Gas, il blocco di Bei, Mariotti fuori per Bei, non tira nell'angolo, lo scarico cortissimo, viene stoppato, parte Alex Righetti, il cambio di mano di Alex, Alex Righetti
attraversa il campo, poi va ragionando per Staffieri, poi per l'ultimo arrivato che supera metà campo per il play Nicola Stanic, si va ragionato Nicola Stanic, palleggia, resta tiro, sfrutta il blocco, questa volta è sfortunato dal lato destro, questa volta ferro, mentre era lungo il tiro in precedenza, questo invece era un buon tiro dalla parte opposta, Empoli corto, il tiro con il ginocchio alzato da parte di Samoggia, da Stanic per Fanti, si rimane sul 7-2, Deep in posti, gira Marcello Deep, ottimo alla finta e l'attacco, l'attacco reverse di Marcello Deep, il fallo subito dal Pampa, 6 minuti e 45 secondi, naturalmente il saluto a quelli che ci seguono su canale 21, sul canale numero 10 del Digitale Terrestre, tutte le gare in differita, martedì alle 23, oltre che naturalmente su legapallacanestro.com, su YouTube. Tanto Staffieri, dopo un paio di mirate, bravo Valerio Staffieri, a segno per il 9-2 dalla media distanza, Empoli dalla parte opposta, cambia mano, vuole attaccare Mariotti ma non trova il canestro, contro vede Romagas, Stanic nell'angolo per Alex Righetti, attacca sulla riga di fondo, Alex Righetti con l'aiuto del tabellone, cambia mano Alex, attacca da sinistra e poi con la mano destra va a appoggiare al tabellone, 11-2 per la Roma Gassa, 6 minuti e 16 secondi, time out, chiama il coach della USE Basket Empoli Bassi, ci fermiamo anche noi, squadre in campo dopo il time out, Staffieri, Fanti, Stanic, Righetti, Deep per la Roma Gas, Samoggia, Mariotti, Mascagni, Berni e Bei per Empoli, il Pere scarica di Mariotti, ora vuole andare ad attaccare Mascagni, va a segno la penetrazione di Mascagni dal lato destro, appoggia il tabellone per l'11-4 Roma Gas, Fanti posizione di play, va per Stanic via per di metà, esce Staffieri dai blocchi, sotto per Di, tutto facile in post basso, si trova già sotto al canestro, va a appoggiare al tabellone, bella azione della Roma Gas, molto fluida, 5-35 Ghizzani, serie di blocchi, Mascagni marcato da Fanti, Samoggia senza ritmo, da tre punti d'errore, ferro scheggia, ma ancora extra possesso per Empoli e gran canestro up and down da parte di Mariotti, del capitano, fallo fiscato allo stesso Mariotti, 13 per la Roma Gas, Empower Aerobasket Roma, 6 per la Computer Gross USE Basket Empoli. Stanic, ci avviciniamo alla metà di questo primo quarto, Stanic trova un pertugio, lato sinistro, Stanic, mano sinistra, non si lascia pregare, va a appoggiare al tabellone, il rapidissimo cambio di direzione, il crossover e poi con la mano sinistra per il 15-7 dalla parte opposta, Empoli sbaglia completamente il tiro da lunga distanza, Mascagni, possesso per la Roma Gas, serie di blocchi, Righetti va a ricevere in post dalla media dei 4 metri, Alex Righetti, sfortunatissimo Alex, ancora più sfortunato di Stanic in precedenza, la palla balla sul ferro per qualche istante, sembra che possa entrare, poi esce, l'ultimo tocco è della difesa empolese, rimessa della Roma Gas, subito lo stesso Alex Righetti, il taglio sulla rimessa da fondo campo, non trova il canestro, trova però il fallo e di conseguenza due tiri liberi, terzo fallo di squadra per Empoli, cambio nelle file dei biancorossi, entra in campo il numero, chiedo anche aiuto visto anche la difficoltà delle maglie da parte di Alessandro, adesso lo scopriremo il numero, Alex Righetti,
per il 16-6 Roma Gas, 17-6 sotto la rete per Alex Righetti, difesa aggressiva della numero 7 in campo, Daniele Sesoldi. Samoggia attacca Staffieri, Valero tiene, poi lo... gran palla recuperata da Righetti, lob per Fanti, Eugenio Fanti si ferma, la testa fuori per Staffieri, arriva Stanic, ma Fanti sotto il lob di Fanti per Marcelo Deep, appoggia al tabellone Marcelo Deep in 2 contro 1. Marcelo ha detto non c'è problema, non mi spostate. Ottimo inizio del Roma Gas, ottimo inizio per il pivot Marcelo Deep, 19-6, la palla recuperata da Eugenio Fanti, Arsenio Lupin per il contropiede, attacca la fida di Eugenio Fanti, a segno al tabellone, grande azione di Eugenio Fanti, Arsenio Lupin, il layup al tabellone, la finta di scarico, poi va lui a depositare per il più 15 di Roma Gas, massimo vantaggio, difficoltà per Empoli, Mariotti la destra, vorrà attaccare Staffieri, c'è il fallo secondo gli arbitri, ricordiamo i signori Puccini e Capponi, 3:29, cambio, esce Samoggia per Empoli, andiamo a ricostruire il quintetto empolese con Scali, Bei, Mariotti, Sesoldi e Ghizzani, questo è il quintetto per Empoli in questo momento. Per la Roma Gas al momento non ci sono stati cambi, attacca Empoli e trova il canestro in penetrazione Scali con l'aiuto del ferro, 21-8 la penetrazione vincente di Scali, meno 13 Empoli. Stanic, Staffieri, serie di blocchi, serve Righetti, subito si gira, l'errore di Righetti, il catch and shoot ha ricevuto, si è girato sul secondo ferro, l'errore di Alex Righetti, ma il possesso ancora per la Roma Gas a 3 minuti e 1 secondo dal fine del primo quarto, 21-8. Cambio delle file della Roma Gas, escono Fanti e Righetti, entrano in campo Birindelli e il capitano Giulio Casale, 14 secondi per l'attacco capitolino, Staffieri prende il blocco, Birindelli difficoltà per la Roma Gas, palla per Birindelli, per Staffieri, questi per Stanic, ancora 10 secondi però, blocco di Deep, il step back di Stanic che va a approfittare del blocco, questa volta solo rete per Nicolas Stanic, per il professore, 23-8, raddoppio della Roma Gas, Bei, fuori il blocco ancora di Bei che va, non lo sfrutta il compagno di squadra, Casale apre per Staffieri, Valero Staffieri supera la metà campo a 2:25 sul massimo vantaggio Roma Gas, battuto a terra di Birindelli per Stanic, non c'è fallo sulla penetrazione di Stanic secondo gli arbitri, palla persa per Roma Gas, cambia ancora nelle file di Empoli, esce Mariotti il capitano ed entra in campo il numero, se vi diciamo il giocatore di Empoli, dovrebbe essere Antonini, dovrebbe essere entrato in campo Antonini, un po' di maglia particolari non sempre facile da distinguere, è il 13 esattamente, Antonini, abbiamo colto giusto, c'è Antonini, Ghizzani, Bei, Sesoldi, Antonini, proprio lui, fuori per Sesoldi, dal long two di Sesoldi, cortissimo, rimbalzo di Nicola Stanic, ultimi 2 minuti del quarto, Birindelli, il blocco di Casale nell'area, riceve Marcelo Deep, nessuno taglia, Marcelo Deep va in avvicinamento, fuori per Stanic, la finta nell'angolo per Casale, ancora dentro per Deep, gioca molto bene su quel lato del campo da Roma Gas, sull'asse Deep prima Stanic, poi Stanic ancora per Casale e poi dentro per Deep che aveva preso bene posizione nell'area nel pittorato, 25-8
per la Roma Gas. Violazione di passi per Empoli. Esce Valerio Staffieri, applausi per lui dalla tribuna e dalla panchina. Entra in campo Nelson Rizzitiello. Pertanto Casale e Stanic i piccoli, Rizzitiello in posizione numero 3, Birindelli posizione numero 4 e Marcello Dippi e il Pampa. Da 5 la rimessa di Casale per Birindelli, Dip non c'è. La palla persa alla fine. Palla va ad Empoli, attacca Bei, fuori per Sesoldi in punta dai tre punti. Ferro sputa fuori da Birindelli per Casale, Casale per Rizzitiello, si ferma sul mezzo angolo sinistro. Birindelli si va per Stanic, ha ragionato. Ancora 15 secondi per l'attacco. In pick and pop Birindelli, consigliato per Casale. Casale palleggia, resto e tiro di Giulio Corto. Si rimane sul 25-8. Antonini, Bei attacca, vuole attaccare a Dip, fuori per Sesoldi, il blocco di Sesoldi non lo sfrutta e poi il tiro da tre punti da parte di Empoli, trova la tripla con Ghizzani, fallo ora a Sesoldi. Sesoldi si porta Empoli a meno 14 sul 25-11. Sì, la tripla di Mascagni, 25-11 per la Roma Gas. Empoli che esaurisce ora il proprio bonus al prossimo fallo. Roma Gas, Andrea Lunetta, ma siamo mai alla fine del quarto. Un'azione per Roma, l'ultima azione per Empoli, così dovrebbe essere. Stanic, Birindelli in post medio, avvicinamento Birindelli lato di fondo per Casale dall'angolo sinistro. Casale non sbaglia, una sentenza, 28-11 per la Roma Gas, la tripla del capitano. Ultimo possesso per Empoli. Mascagni attacca, poi nell'angolo un secondo, vuole andare al tiro, trova il canestro a fil di sirena. Il canestro è buono, il canestro è buono in penetrazione da parte di Mascagni. 28 per la Roma Gas and Power. Eurobasket Roma 13 per la Computer Gross Use Basket Empoli. A tra poco per il secondo quarto. Si sta esaurendo il time out, chiamiamolo così, il time out tecnico, perché è l'intervallo tra il primo e il secondo quarto, perciò c'è il time out di rito, la chiacchierata di rito tra nel mini intervallo, in quei due minuti di mini intervallo si va a parlare su quello che è accaduto nel primo quarto e naturalmente quello che si vuole che continui nel caso della Roma Gas. Molto bene in attacco, anche in difesa per larghi tratti del primo quarto, mentre sicuramente coach Bassi avrà detto ai suoi di cercare di cambiare marcia, ma non è facile contro la capolista Roma Gas Empower. Sesto posto invece per Empoli. Mascagni, Antonini, andiamo a ricostruire il quintetto di Empoli. Mascagni, Antonini, Bei, Sesoldi, questo è il quintetto di difesa aggressiva della Roma Gas. Sesoldi da sinistra, attacca Righetti, Sesoldi va a seppaggiare al tabellone. Sesoldi, mini break di Empoli di 4-0. Rizzitiello, Alex Righetti non trova da canestro e là in campo sia Petrucci che Rizzitiello insieme. Nicolò Petrucci, l'esordio per lui, assegno Sesoldi, perciò Petrucci, Rizzitiello, Casale, Birindelli e Righetti in campo per la Roma Gas. Rizzitiello, Casale attacca sulla riga di fondo, Pedra scarica nelle intenzioni, fallo fischiato a Petrucci, a Niccolò Petrucci, ha giocato la parte iniziale della stagione in quel di Scafati, lui che possiamo considerare romano di Ostia,
perciò insomma gioca praticamente, è tornato a casa Niccolò Petrucci. Mascagni va a chiudere molto bene Alex Righetti, poi la tripla di Samoggia, e qui c'è il break di 9-0 di Empoli tra la fine, il canestro a fine quarto, e poi 7-0 di Empoli in 1:20. Alex Righetti va a ricevere lo step back di Alex, dietro schiena di Alex Righetti, per scarica per Birindelli, con tanta fortuna va dentro, si arrampica per tre volte sul ferro, poi sul tabellone, alla fine entra l'esultanza di Birindelli. È significativo, è importante questo canestro, ci vuole anche un po' di fortuna. Intanto qui ha spazio Empoli da tre punti, c'è l'errore e poi il fallo di Birindelli. Fallo di Birindelli su Samoggia. Samoggia andrà in lunetta per due libere dopo l'errore di Samoggia ai tre punti, corto, poi il rimbalzo di Samoggia e poi il fallo di Birindelli. In questo momento un quintetto inedito in tutti i sensi, c'è comunque un nuovo acquisto con Casale in posizione 1, Petrucci in posizione 2, poi Rizzitiello e poi Righetti a Birindelli, da 4 a 5 tattici, senza un pivot in questo momento la Roma Cassa, fa riposare giustamente Davide Bonora a Marcello Dip, Birindelli, Petrucci, Casale fuori in punta, il blocco di Birindelli si apre, gioca da solo Casale a quel punto, passo e tiro, l'errore di Giulio Casale, secondo ferro, si rimane sul 30-21, vuole correre Empoli, rinfrancata questo mini break. Lotta a rimbalzo, la vince Rizzitiello. Rizzitiello per Casale, bisogna superare la metà campo. Giulio ha spazio per Alex Righetti, riga di fondo. Alex Righetti va a subire il corto, il tiro, ma subisce il fallo. Andrà Leonetta per due tiri liberi. A 7:23. Ma almeno 17 Empoli. Tornata. Break importante di Empoli, giustamente vuole provare a giocarsi la propria partita. Alex Righetti realizza il primo, solo rete per lui. Secondo tiro libero per il vice campione olimpico e ex di parecchie squadre, Virtus Roma, Virtus Bologna, Avellino, Caserta, naturalmente Rimini. Insomma, ha giocato un po' in tutta Italia Alex Righetti, seconda stagione per lui qui all'Eurobasket. Samoggia lo step back, corto il rimbalzo di Empoli con Scali, che Andrea Lunetta con due tiri liberi, Andrea Scali. Scali realizza il primo, 32-22 ora, realizza anche il secondo, 32-23. Casale, Petrucci lato sinistro, fuori per Birindelli, Rizzitiello gioca per via perimetrale, Alex Righetti subito a ricevere, lungo la sua conclusione. Empoli in velocità da tre punti, l'errore da parte di Antonini. Alex Righetti da parte opposta attacca, va a sinistra, layup a depositare per il più 11 Roma Gas. Scali vuole attaccare Rizzitiello che tiene in punta per Bale, consegnato per Mascagni, non va sotto per Bale, Antonini sotto ancora per Bale, lo tiene Birindelli, è fuori dai tre punti Empoli con
con Antonini, la tripla del meno 8 Empoli. Casale, blocco di Alex Righetti, vediamo se giocano a due, c'è il match contro la difesa di Empoli che si chiude. Fuori Bay, il blocco granitico, Mascagni vuole attaccare Birindelli, Mascagni al tabellone, a segno. Empoli si trova dal meno 17, va a meno 6. Break importante di Empoli dal 28-11 e poi 28-13 proprio con canestro a fil di sirena al 34-28. Giustamente coach Davide Bonora ci vuole parlare su a 5 minuti e 47 secondi, tre falli di squadra per la Roma Cassa in questo quarto, un solo fallo per la formazione biancorossa allenata da coach Bassi. A tra poco. Empoli in campo, tra poco anche la Roma Cassa. Empoli che non ha mollato, vedremo un po' se ci sarà la risposta della Roma Cassa che vorrà ricacciare indietro il tentativo di ulteriore avvicinamento della formazione toscana. 34-28 per la Roma Gas. Campo in questo momento Birindelli, Stanic, Petrucci, Righetti, Rizzitiello per la Roma Gas. Stanic, Alex Righetti, ancora per Stanic, Rizzitiello, uno contro uno di Rizzitiello, entra nel pitturato, a segno l'ammiraglio Nelson Rizzitiello. Antonini perde palla, il contropiede, Petrucci, innescato il layup di Nicolò Petrucci che trova il primo canestro al Palavenari, il primo canestro ufficiale con la maglia della Roma Gas & Power. Ero Basket Roma, dopo questo mini break di 4-0, sono passati nemmeno poco più di 30 secondi di gioco, dal 5-47 al 5-16, questa volta Empoli che dice parliamoci su, time out anche per noi. Ritorniamo a 5-16 dopo il break di Empoli, il contro mini break targato Roma Gas, time out Bonora Rima, time out Bassi 30 secondi dopo, dopo il 4-0 fermato da Roma Gas. Antonini su di lui, Stanic, si apre Mascagni sotto per Samoggia, lo aspetta Alex Righetti. Samoggia si gira, il rimbalzo di Rizzitiello dopo l'errore di Samoggia, Stanic supera facilmente, va a servire Alex Righetti, lato sinistro, aspetta il taglio, poi Birindelli sul gomito, fuori per Stanic, il blocco di Birindelli, Stanic gioca per Alex Righetti, gioca due per Stanic, da tre punti Stanic, l'errore, si rimane sul 38-28. Bay in punta, Scali, Mascagni vuole attaccare il Sidello, palleggio, arresto e canestro da tre punti da parte di Mascagni, riporta Empoli a meno 7. Stanic, Birindelli attacca Bay, Birindelli giro, la finta, ottimo di piede perno, poi fuori per Alex Ridd da mezzo angolo sinistro, errore, rimbalzone lungo di Scali, vuole correre Empoli, si rimane sul 38-31. Samoggia capisce tutto Petrucci, poi Stanic va a imbeccare Rizzitiello, facile facile il layup di sinistro di Nelson Rizzitiello per il 40-31. Gli ultimi sei punti realizzati da Rizzitiello e da Petrucci che sono gli ultimi due arrivati, Rizzitiello un mesetto fa, Petrucci in settimana, è l'esordio per lui. Passaggio battuto a terra all'indietro di Mascagni per Bay, l'errore di Bay, vuole correre la Roma Casta, Rizzitiello, Stanic è solo nell'angolo, Righetti non viene visto e di conseguenza servito da Stanic, blocco di Birindelli, c'è fallo da parte di Samoggia su Stanic, dovrà vedere anche gli arbitri. Doppio cambio nelle file della Roma Gas, cambio anche per Empoli, esce Antonini e entra
rientra Mariotti per la Roma Gas Empower, fuori Birindelli e Petrucci, dentro Fanti e Dip. Ciò torna con il lungo di ruolo la Roma Gas. Mascagni, Mariotti, lo aspetta Stanic, attenzione al taglio di Scali, Samoggia il blocco, ne approfitta Mariotti, Marughetti di sporca gli ruba la palla, il possesso della Roma Gas dopo che si erano contesi la palla, Rizzitiello e Samoggia. 40-31 vanno a pulire il parquet i giovani inservienti della Roma Gas. Esce proprio Samoggia, rientra in campo Ghizzani, Scali, Bei, Mariotti e Mascagni. Questo il quintetto di Empoli in questo momento. Fanti, Stanic, Righetti, Dip e Rizzitiello per la Roma Gas Empower. Da Rizzitiello per Righetti, Fanti, il blocco di Stanic, si allarga Righetti, il fallo fiscato alla difesa Ghizzani. Terzo fallo di squadra anche per Empoli, quando siamo a 2 minuti e 37 secondi dalla fine del secondo quarto, cioè dall'intervallo lungo. Stanic, vediamo un po' se riesce il ricciolo a Fanti, va a ricevere, poi fuori ancora per Rizzitiello. Rizzitiello non trova spazio, perde il pallone. Mariotti battuto a terra, facile per Mascagni, appoggiare al tabellone per il meno 7, nuovamente Empoli. 40 Roma Gas, 33 Empoli. Fanti supera la metà campo, Arsenio Lupin, Righetti, Stanic, il blocco di Alex Righetti, si apre Alex, la finta, attacca il pitto d'Alex, è corto, rimbalzone di Dip, la tocca Empoli, la riprende Rizzitiello dai 4 metri, l'errore di Nelson. Ghizzani fuori per Bei, a spazio, lo battezza proprio Dip, lo aspetta, non prende il tiro Bei. Mariotti ferma il palleggio, ancora per Bei, consegnato ancora Mariotti, forzato l'errore, Dip la tocca, il duello tra Dip e Bei, fallo di Bei, esaurisce il bonus Empoli. Cambio per la Roma Gas, rientra in campo Valerio Staffieri, esce Nelson Rizzitiello. Ultimi 93 secondi prima dell'intervallo, dopo i 28 punti dei primi 10 minuti solamente 12 punti per la Roma Gas, a meno fin qui. Fanti va a chiamare lo schema 1, Fanti in posizione di play in questo momento, Dip, Stanic, il taglio di Fanti non viene servito, esce fuori Staffieri in punta dalla parte opposta, Fanti a uscire, Dip non viene servito, il lob di Fanti per Dip, forse anche un contatto falloso, ma così non sono dello stesso avviso gli arbitri. Stiamo per entrare negli ultimi 60 secondi nel secondo quarto. Mascagni palleggio, arresto e tiro dalla media, canestro di Mascagni, Empoli a meno 5 da Staffieri per Stanic. Secondo quarto appannaggio di Empoli. Stanic palleggio, arresto e tiro da lunga distanza, il tap-in importante di Marcelo Dip riporta la Roma Gas a più 7, 42-35. Fallo di Stanic, Stanic ha commesso due falli per difesa aggressiva. Ultimi 33 secondi di questo secondo quarto, 17 secondi per l'azione toscana, da Mascagni per Ghizzani, ancora per Mascagni, su di lui Alex Righetti, Alex
sono due tiri per Empoli, due tiri per Mascagni, perché Roma Gas aveva esaurito il proprio bonus con il fallo di Stanic, perciò in lunetta Mascagni, e la Roma Gas non potrà usufruire, non potrà comunque andare fino al termine, visto che mancano 26 secondi e 60 centesimi al termine del secondo quarto. Mascagni sicuramente cercherà di dare meno tempo possibile alla conclusione, all'offensiva empolese. Mascagni a segno, meno 6 Empoli, 42 a 36. Ancora Mascagni concentrato, senza palleggiare, questa volta con l'aiuto del ferro, a segno, finta il lancio baseball, Alex Righetti, poi si va all'azione ragionata per Stanic, Fanti fuori per Alex, da sinistro per Staffelli, il taglio di Fanti, si va invece fuori per Stanic, il blocco di Marcelo Dip, poi Dip va a tagliare, non viene servito, ancora Marcelo Dip, non viene servito Dip, fallo su Righetti, fallo su Alex Righetti, quando mancavano due secondi all'azione, al possesso dell'Eurobasket, fallo su Alex Righetti che voleva andare fino in fondo ma viene fermato fallosamente. Empoli anche aveva esaurito il bonus, pertanto due tiri liberi per Alex Righetti sul 42-37. Empoli poi avrà poco meno di 5 secondi per andare comunque a tutto il tempo per costruire un buon tiro. Realizza il primo Alex Righetti, infallibile almeno fin qui dalla lunetta. Realizza anche il secondo Alex Righetti, 44-37, 2 secondi, 1 secondo. L'Ave Maria di Mariotti, ferro, per poco non entra. Poco dopo la metà campo la preghiera di Mariotti, dopo il 28-13 per la Roma Gas del primo quarto, Empoli si aggiudica questo secondo quarto per 24-16 e pertanto solamente 7 le lunghezze di vantaggio per i romani, che avevano anche toccato il più 17 in un paio di circostanze. 44 per la Roma Gas & Power Basket Roma, 37 per la Computer Gross Use Basket Empoli. A tra poco per la seconda parte di gara. Squadre, gentili amici all'ascolto, alla visione su Canale 21, su Fanner News e Fanner.it, su YouTube, su legapallacanestro.com, insomma tutti i vari social anche, che, dove si possono ammirare anche gli highlights, oltre che appunto per chi vuole l'integrale di questa sfida tra, e non solo di questa sfida, tra la Roma Gas & Power Eurobasket Roma e la Computer Gross Use Basket Empoli. All'intervallo la capolista Roma Gas conduce con 7 lunghezze di vantaggio, ma ne aveva anche 17 a un certo punto nel match, 15 alla fine del primo quarto, poi il rientro di Empoli. Squadre in campo, andiamo a dare i quintetti di questo terzo quarto. Mascagni, Mariotti, Samoggia, Bei e Ghizzani per la Roma Gas, Stanic, Fanti, Staffieri, Righetti e Dip. Palla persa di Empoli in tribuna. Primo possesso romano del terzo quarto. Stanic aspetta Mariotti sotto, subito un po' sbasso per Marcelo Dip. Si gira Marcelo con la mano sinistra, il semigancio, l'errore di Marcelo. Mariotti non gioca sotto per Bei, ci gioca ora il semigancio di Bei, questa volta va a segno Bei,
meno 5 Empoli. Fanti, Dip, Staffieri, fallo secondo me su Fanti, duello Righetti, tiro di Alex Righetti, palla prima tutta a Bellone, poi sul ferro dopo che era caduto Ghizzani. Samoggia, lo aspetta Staffieri, poi Righetti da recupera, bravo Alex Righetti. Staffieri per Stanic, vuole correre la Roma Gas in transizione per Alex Righetti dalla parte opposta, la riga di fondo per ribaltamento per Dip. Stanic attacca sotto per Marcelo Dip, c'è fallo, buona azione in transizione anche con pazienza, in ritmo della Roma Gas, con due tiri liberi per Marcelo Dip a 8 minuti e 52 secondi dal termine del terzo quarto. 44-37 all'intervallo, 44-39 ora dopo il canestro di Empoli. Sbaglia il primo tiro libero Marcelo Dip, in doppia cifra lui come Alex Righetti, 10 punti per Dip. E il Pampa sbaglia anche il secondo, lungo, si rimane sul 44-39. Presa aggressiva della Roma Gas, cambi difensivi in questo momento. Alla fine il tiro da lunga distanza di Empoli, il rimbalzone da parte di Mariotti che va a subire fallo dopo l'errore di Ghizzani dalla lunga distanza. Il rimbalzone di Mariotti, ancora 14 secondi per il possesso biancorosso empolese a 8 e 28. Mariotti, esce Samoggia ma si va a questo punto sotto in post basso per Mascagni che attacca Fanti, non trova il canestro, due tiri liberi per lui a 8 e 21. Mascagni sa palleggiare, ferro fuori, sbaglia il primo. Con l'aiuto del ferro sembrava dovesse uscire, ma alla fine entra. Realizza il secondo, meno 4, dal meno 17 a meno 4, 44-40. Staffieri in punta, esce Fanti. Si apre Righetti, si va dalla porta opposta per Stanic, palleggia, resta il tiro corto, airball, Fanti la tiene in campo, ma il possesso è comunque empolese con Ghizzani. Poi Mariotti, blocco di Bay che subito va al tiro dai, il long two, la virata di Fanti, Staffieri, non c'è ribaltamento ancora per Fanti, si raccoppiano sotto, il blocco di Dip, il pick and roll non si concretizza, si va fuori per Staffieri, ancora Fanti, 10 secondi, attacca Fanti, forza, la penetrazione, palla recuperata da Empoli che si chiude nell'aria. Mariotti gira a palleggio, fallo di Stanic, dovrebbe essere il terzo fallo se non vado errato per Nicola Stanic, dovrebbe essere il terzo fallo. Terzo fallo per Nicola Stanic e terzo fallo anche di squadra in questo quarto per la Roma Gas. Lo tiene comunque in campo Davide Bonora, però certo non è una bella notizia. Ghizzani subito il catch and shoot, l'errore a rimbalzo. E fallo in attacco di Samoggia, è il secondo fallo per lui. 44-40, non ha ancora segnato alcun punto a Roma Gas in questi 2 minuti e mezzo del terzo quarto. Staffieri fuori per Fanti, esce Stanic, palleggia, resta tiro dal gomito, Nicola Stanic la tocca Dip, alla fine il duello lo vince Empoli con Mascagni,
Mariotti attacca Staffieri ed è già, ha già esaurito il bonus, ha già esaurito il bonus la Roma Gas quando mancano ancora 7 minuti e 7 secondi a ogni fallo commesso dei romani. Empoli andrà sempre in lunetta, naturalmente sul possesso, non se ci sarà un fallo in attacco, logicamente solo se Empoli avrà il pallone, diciamo per i meno esperti. Mascagni, Samoggia per Mariotti, Staffieri su Mariotti, lo tiene Staffieri, tiene molto bene Staffo, Mariotti trova un gran canestro, ma aveva fatto una gran difesa Staffieri, poi si è ritrovato la palla e poi Mariotti in precario equilibrio trova la via del canestro dalla media, meno 2 Empoli, 44 a 42. Stanic attacca il pitturato, si gira la fila da Stanic, passo d'incrocio, l'errore. Mariotti vuole attaccare fino in fondo, Mariotti layup d'errore, Fanti vuole correre, Eugenio pareggia con la mano sinistra, poi con la mano destra, si ferma per Stanic, viene servito Marcelo Dip, canestro di Marcelo Dip, importantissimo era sbloccarsi il battuto a terra di Stanic per Dip, che sarà a quota 12 personali più 4 per la Roma Gas a 6 minuti da fine al terzo quarto. Mariotti, partita che si è resa complicata dal secondo quarto in poi. Samoggia appena scarica, fuori per Ghizzoni, tiene bene la difesa della Roma Gas, il tiro dalla media di Mariotti, rimbalzo della Roma Gas che ha difeso molto bene in questo frangente. Righetti si aspetta l'arrivo di Dip, il blocco di Marcelo Dip, Stanic vuole tirare, poi ci ripensa, fuori per Fanti, per Staffieri, la finta, palleggia, resta il tiro dall'angolo di Staffieri, bella azione con pazienza della Roma Gas, parziale importante di 4-0 che riporta a più 6 Bay, il duello tra Bay e Dip, l'uno contro uno, si gira di Bay, ancora la finta di Bay e poi c'è l'aiuto con fallo da parte di Eugenio Fanti e ci saranno due tiri liberi per Bay. Sfortunato Bay, in out per lui, ferro fuori all'interno del cilindro, sbaglia il secondo, la tocca Dip, poi la tocca per un attimo anche Samoggia, ma il possesso è romano. Stanic, Fanti, Staffieri, il catch and shoot di Valero Staffieri, lungo, si rimane sul 48-42, il taglio di Ghizzani, il rimbalzo in qualche maniera a segno di Mascagni, porta Empoli a meno 4. Stanic allo destro, dentro per il Pampa, Marcelo Dip si gira, viene raddoppiato, il semigancio di Dip trovando il tabellone, di tabellone molto bene, bel movimento di Marcelo Dip, riporta Roma Gas a più 6. Mariotti, cambio difensivo, si va nell'angolo, la stoppata di Fanti su Mascagni dopo il cambio difensivo e lo scarico per Mascagni. Fanti trova la stoppata e possesso ancora per Empoli, esce proprio Fanti in campo, Scali, Mariotti, Bei, Mascagni, Ghizzani e in campo per la Roma Gas Petrucci, Ghizzani ora fuori, corto, rimbalzone, ancora possesso per Empoli, Mascagni, blocco di Bei, Mascagni, sicura difesa del Roma Gas, Mascagni a segno, nettamente il migliore per Empoli, Mascagni porta Empoli a meno 4. Stanic, buca Petrucci, Petrucci facile al tabellone, Petrucci in avvicinamento dopo che ha bucato
Ghizzani, l'anticipo, 52-46, beh, in punta Mariotti da due punti, lungo rimbalzo di Scali, per un attimo Stanic, poi adesso deve subire fallo, subisce fallo Stanic, è il terzo fallo di squadra per Empoli, che ancora un fallo da spendere prima di esaurire il proprio bonus in questo quarto a 3 minuti e 27 secondi. 8 i punti della Roma Gas, 9 i punti per Empoli in questo quarto. Si è segnato veramente col contagocce dopo che la Roma Gas aveva sfiorato i 30 punti già nei primi 10 minuti di gioco. Esce Mariotti, rientra il numero 19 Berni in campo per Empoli. Dip uno contro uno con Bay, si va fuori per Stanic, c'è un misunderstanding, la palla fuori alla panchina di Empoli. Cambio per la Roma Gas. Esce Staffieri in campo in questo momento. Casale, Petrucci, Rizzitiello, Righetti e Dip. Berni per Mascagni, cambio difensivo. Bay attacca dal palleggio, Dip. Gran canestro di Bay in passo e tiro. Appoggiare al tabellone. Meno 4 per Empoli. 4 punti di vantaggio da Roma Gas. Rizzitiello, la finta. Rizzitiello dalla media a segno. Importante Nelson Rizzitiello. L'ammiraglio più 6 Roma Gas. Bay. Il blocco di Bay su Mascagna, altro blocco di Ghizzoni, si apre Bay, la finta, Dip lo vuole tenere, si va ancora per Ghizzoni, tiene bene Petrucci, l'errore, poi il rimbalzone di Dip, e fallo su Marcelo Dip sul rimbalzo difensivo, esaurisce il bonus Empoli. Rientra in campo Sesoldi per il numero 15 Ghizzani. Difesa aggressiva individuale di Berni su Capitan Casale. Blocco di Rizzitiello, blocco anche di Dippo, e si apre Petrucci fuori per Rizzitiello. Alex Righetti dall'angolo sinistro attacca e va, andrà in lunetta. Alex Righetti per due tiri liberi. Alex Righetti, due tiri liberi, visto che aveva esaurito il bonus. Anche Empoli aveva esaurito il proprio bonus. 5 falli a testa in questo momento, Righetti per due liberi importantissimi, solamente 6 punti di vantaggio per la Roma Gas. Esce il primo, ferro per Alex Righetti. Realizza il secondo, fa 1 su 2 Alex Righetti. 7 i punti di vantaggio da Roma Gas, 7 come erano i punti all'intervallo. Perfetta parità almeno in questi 8 minuti del terzo quarto. Berni, eseguito Scali sotto per Sesoldi, su dice il Casale, in aiuto anche Rizzitiello. Casale lo tiene, Dip anche in aiuto, raddoppio Dip per scarica, la finta, lo step back di Bay, errore, Dip a dominare rimbalzo, poi duello e Scali va a subire fallo. Rizzitiello vorrebbe il fallo, voleva il fallo a proprio favore. Due tiri liberi per Scali. Tanto si ferma qualche istante ancora per pulire giustamente il parquet, la zona incriminata, si sono tuffati sul pallone, sembrava un possesso per la Roma Gas, invece poi alla fine la palla è arrivata nelle mani di Scali che ha subito fallo. Realizza il primo, Empoli a meno 6, 55-49.
per l'Inter secondo Scali. Petrucci, Casale, Rizzitiello, Dip, Righetti. Accenna una difesa a tutto campo Empoli. Casale va nello schema, lo aspetta Berni. Si va per Petrucci, esce fuori Rizzitiello, ma non viene servito Alex Righetti. In avvicinamento Alex. Alex Righetti entra nell'area, l'errore, secondo ferro per Alex. Peccato, si rimane sul 55-50. Scali, poi Mascagni, l'errore, la tocca Rizzitiello, poi Casale, può partire, due giocatori di Empoli a terra, c'è un 5 contro 3, Casale, 5 contro 3, Rizzitiello, nell'angolo per Righetti, Alex Righetti da due punti, ma comunque è importante, c'erano addirittura due giocatori di Empoli a terra, un 5 contro 3, ma era importante trovare il canestro. Sei soldi da tre punti. Vorrebbero il canestro buono, perché c'è stato un autocanestro praticamente, l'autocanestro con aveva fissato il canestro buono e ci sarà. Ci saranno addirittura anche i tiri liberi. Stanno discutendo gli arbitri tra uno o due tiri liberi. E realizza anche il secondo tiro libero. 57-54. 4 punti addirittura in questa azione per Empoli. Il canestro e poi il fallo. Stanno dalla palla il fischio. E era in bonus per Roma Gas. C'ho due tiri liberi, giustamente. Benindelli in avvicinamento, fuori per Casale. Dall'angolo, 3 punti. Il capitano. Ultimi 20 secondi. Empoli a meno 3. Vuole un tiro solo, chiama coach Bassi. Berni, ultimi 10 secondi, doppio blocco alto, la palla recuperata quasi, Rizzitiello può andare a canestro, 3 secondi, 2 secondi, Rizzitiello a canestro, importante le up di Rizzitiello dell'ammiraglio, palla importantissima recuperata dall'ammiraglio Nelson Rizzitiello, che dà un po' di respiro alla Roma Gas. 5 punti di vantaggio, 59-54, con Empoli che si aggiudica anche questo quarto di 2 punti per 17-15. Comunque 59-54 è il punteggio alla fine del terzo quarto. A tra poco per gli ultimi emozionanti 10 minuti. Squadre in campo per gli ultimi 10 minuti dei 40 minuti regolamentari per la Roma Gas and Power. Iniziano questi ultimi 10 minuti Rizzitiello, Petrucci, Casale, Benindelli, Righetti, Mascagni, grande protagonista, Berni, Sei Soldi, Scali e Ghizzani per Empoli. Primo possesso della Roma Gas, Petrucci per Benindelli, c'è il dai vai con Petrucci, no, non c'è, che recupera Empoli, 9.45, palla persa, Mascagni, Ghizzani, c'è il blocco, ancora il blocco, consegnato di Ghizzani, fallo lontano dalla palla, fischiato a Duilio Birindelli, ai danni di Sei Soldi, il primo fallo del quarto, a 9.36, Empoli in zona d'attacco, scansione bene la difesa della Roma Gas, in allontanamento cortissimo, stavolta perde completamente la maniglia Mascagni,
9-20, 5-9, 5-4 per la Roma Gas. Casale, Righetti viene servito ora in posta, ma è lontanissimo, si avvicina, fuori per Rizzitiello, si va per Birindelli, Nelson Birindelli, Duilio Birindelli nell'angolo, il tiro dai tre punti di Petrucci, che va a commettere fallo al rimbalzo, secondo fallo di squadra per la Roma Gas. Chiamare Berni, va a chiamare lo schema, cade Casale, Berni dai tre punti, corto, la tocca a Birindelli, poi Petrucci, va a chiamare lo schema Casale, 8:45, per oltre un minuto non si è segnato, l'ultimo canestro è quello di Rizzitiello a fil di sirena del terzo quarto sulle layup, interrompe il pareggio Casale, rischia i 5 secondi, Birindelli, via, non si è ancora costruito, mancano 7 secondi, Birindelli, Casale, dietro schiena per Birindelli, fuori per Petrucci, dai 7 metri Petrucci, cortissimo il tiro di Petrucci, là capisce tutto Petrucci, capisce tutto Petrucci, va a attaccare a Berni, va a subire fallo, importante questa palla recuperata da parte di Niccolò Petrucci, cambio per Empoli, torna in campo il capitano Mariotti, cambio anche per la Roma Gas, esce Alex Righetti, adesso il quintetto è formato da Stanic, Casale, Petrucci, Birindelli e Rizzitiello. Stanic, blocco di Birindelli, Stanic palleggia, arresto il tiro, corto il rimbalzo, l'ultimo tocco è di Petrucci, no, è di apposta, la nostra prestazione sembrava veramente tocco empolese, così è, aveva dato possesso a non si è ancora segnato per quasi due minuti, possesso per la Roma Gas, momenti importanti, concitati, Casale va a ricevere, il blocco altissimo di Birindelli, Giulio Casale deve costruire, passaggio dietro schiena di Casale per Birindelli, palla persa della Roma Gas, 8-0-1, e avere pazienza, capire il momento, capire la partita. Empoli ci crede, Mariotti, blocco di Sesoldi, si va fuori, Mascagni attacca il canestro per Sesoldi, la finta di Sesoldi, attacca, scarica, va nel pitturato, il fallo di Duilio Birindelli, terzo fallo di squadra in questo quarto, si avvicina a esaurire il proprio bonus di falli da Roma Gas quando manca veramente ancora tantissimo alla fine del match. Per Mariotti, Mariotti attacca, si chiude bene la difesa del, qua sinceramente il fallo veramente al limite, qua avevano chiuso bene sia Rizzitiello che Birindelli, il fallo viene fischiato a Rizzitiello, ha esaurito il bonus la Roma Gas, quarto fallo di squadra, difesa aggressiva ma secondo me veramente al limite, si poteva anche non fischiare secondo me, comunque sia, Mariotti, il blocco di Sesoldi, Sesoldi va ancora per Mariotti, attacca e appena scarica la finta di Mascagni, cortissimo il rimbalzone, il possesso è ancora per Empoli, polveri bagnate, 2 minuti e 36 secondi del quarto, non si segna più, l'ultimo canestro, quello di Rizzitiello, su una palla recuperata dalla spazzatura e a fil di sirena c'è stato il layup dell'ammiraglio, time out a 7:24, a tra poco. Squadre in campo, vediamo chi troverà il primo canestro in questo ultimo quarto, la Roma Gas già ha esaurito il proprio bonus, 4 falli di squadra, un fallo per Empoli, 7:24, rimessa in zona attacco, 14 secondi per l'attacco toscano, Scali non viene servito, taglia Mascagni, Sesoldi, viene servito poi Mascagni, passuoli per Samoggia, Sesoldi, la finta, due Birindelli,
Mariotti, tiro da lunga distanza d'errore, il fallo subito. Ottima difesa della Roma Gas, mi sembrava una matchup, vediamo un po', mi sembrava una matchup la difesa della Roma Gas. Rimessa per la Casale Pestaffieri, stiamo per entrare negli ultimi 7 minuti. Esce Staffieri, secondo me subisce anche fallo. Stanic per Rizzitiello, lato destro, bisogna costruire. 6 secondi, Stanic forzato, Stanic, l'errore, Scali al rimbalzo, difficoltà nella costruzione. Eh sì, è una matchup. 6 soldi, va al tiro, la conclusione, Rizzitiello, rimbalzo, poi Stanic. Per la Roma Cassa, che però deve trovare il canestro, non ha trovato nessuno in 3 minuti e 40 del quarto. L'ultimo commento è quello di Rizzitiello. Pesta la riga laterale, Casale, altra palla persa, esce Mascagni, rientra Ghizzani, Ghizzani, Scali, Mariotti, Samoggia e 6 soldi, questo è il quintetto per Empoli, doppio cambio per la Roma Cassa, escono Birindelli e Rizzitiello, rientrano Righetti e Dip, Righetti, Dip, Staffieri, Casale e Stanic, questo è il quintetto dopo i cambi da una parte e dall'altra. 6-15, Ghizzani, Scali, beh, non mi sa, Moggia non me ne è servito, Mariotti dello schiena, Stanic la tocca per un attimo, Dip, cambio di molto bene, Dip, violazione di passi, cade a terra Mariotti, possesso per la Roma Gas. Zero a zero in questo quarto, non è una partita di calcio ma è il punteggio di questo quarto tra Roma Gas e Empower e Empoli, 0-0 dopo quasi 4 minuti, nessuno ha segnato in questo quarto. Casale, la rimessa per Stanic, ultimi 6 minuti, forza ragazzi, fidiamo bene questa partita importante, importantissimo, un telegara da qui alla fine della stagione. Stanic, blocco di Righetti, Stanic interrompe il palleggio, vuole servire Alex Righetti, fuori per Casale, da 3 punti il capitano, lungo, la tocca Alex, la sporca, ma il primo a trovare la palla è Scali. Empoli a 5 minuti e mezzo dalla fine in possesso, molto bene la difesa aggressiva, matchup della Roma Gas, l'errore dalla media, bisogna trovare il canestro, bisogna trovare il canestro, quasi 5 senza segnare. Stanic per Dip, Marcello Dip va a trovare il fallo di Sesoldi, terzo fallo di squadra per Empoli, che ancora falli da spendere. Rimessa in zona attacco, bisogna trovare le risorse per questo finale, ultimi 311 secondi qui al Palavenali, 59-54. Casale, fuori a 3 punti per Alex Righetti, Stanic, 7 secondi, il blocco, Stanic perde la maniglia, Stanic contropiede Ghizzani in ritmo cortissimo, tocca la retina ma non entra, è un airball di Ghizzani, siamo andati negli ultimi 5 minuti, 4-48. Casale la tocca col piede a 4-43, rientra in campo Eugenio Fanti, ma è importante portarla a casa questa partita. Poi chiaro che abbiamo assistito e abbiamo raccontato sicuramente a partite più belle della Roma Gas, questo non c'è dubbio, ma il primo quarto era stato comunque di buon, ottimo livello. Dip, consigliato per Fante, Eugenio non attacca, Eugenio si va per Stanic, 6 secondi,
blocco di Deep, Stanic dalla media a lungo, non trova il canestro nemmeno Stanic dopo il blocco di Deep, canestro tappato dalla parte opposta, Bay lo vanno a raddoppiare, Bay ribaltamento per Mariotti, ultimi 10 secondi per l'attacco di Empoli a 4-15, Mariotti, Bay, Cascali, Scali a segno, Scali trova il primo canestro per Empoli nel quarto e 5 secondi per la Roma Gas, non riesce a rimettere dopo il canestro subito e c'è time out, perciò 59-56 e possesso per Empoli, 5 secondi fischiati dalla Roma Gas, momento veramente difficile, uno dei più difficili, sicuramente abbiamo assistito anche a altri, momento delicato nei finali punto a punto con Scauri e Cassino, anche recuperare con Fondi, vediamo un po' come riuscirà a sbrigare questa, a trovare il bandolo della matassa in questi ultimi 4 minuti, time out per noi. Squadre in campo per questi ultimi 241 secondi al Palavenali, 59 per la Roma Cassa Empower Basket Roma, 56 per Empoli. Siamo alla sesta giornata del girone di ritorno. Bay, palleggio dalla media, a segno Bay, porta Empoli a meno uno, Empoli a meno uno, praticamente tutto da rifare, tutto si decide in questo finale. Stanic per Alex Righetti, Deep, uno contro uno di Deep, fallo in attacco, fischiato a Deep, fallo in attacco, fallo in attacco, fischiato a Deep, adesso Empoli addirittura può trovare il vantaggio, può trovare il vantaggio. Finale veramente concitato, convulso al Palavenali. 59 per la Roma Gas e Power Basket Roma, 58 per Empoli. Mariotti fuori per Bay. Fanti non può commettere fallo alla Roma Gas, Scali tiene bene Fanti, non ci arriva Staffo. Poi Pérez scarica nell'angolo per Bay e la mette, sorpasso Empoli a 3-20, sorpasso Empoli, parziale di 6-0. Fanti, Stanic sotto per Deep, l'errore di Deep sotto il canestro, ultimi 3 minuti. Momento delicatissimo della partita, Mariotti affina dentro, dai 3 punti Ghizzani, l'errore, rimbalzo della Roma Gas, bisogna trovare il canestro ora, bisogna trovare il canestro a 2.45. Fanti, Alex Righetti, Alex Righetti si prende la responsabilità, l'avvicinamento Alex, fuori per Valerio Staffieri, 7 secondi, da 2 punti Valerio, la mette Valerio! Da Valerio, questo viene accolto quasi come un gol qui al Palavenali a 2.20 contro sorpasso, ma c'è ancora da soffrire, più uno per la Roma Gas. Samoggia fuori per Bay, Mariotti attacca Bay, l'errore, il possesso di Empoli sul gancio, sul semigancio di Bay. L'ultimo tocco della Roma Gas a 2 minuti e 9 secondi dalla fine. Time out qui dal Palavenali. Squadre in campo per gli ultimi 129 secondi dei 40 minuti regolamentari. Vedremo se naturalmente basteranno a deghidare una squadra vincente, una squadra vittoriosa. Empoli dopo il meno 17 è arrivato anche sul più 1, 6-0 a 5-9, poi il canestro di Staffieri importantissimo, il long two, adesso possesso ancora per Empoli, 14 secondi per il possesso empolese a 2-0-9,
difficoltà per Empoli, poi il catch and shoot, l'errore, Deep al rimbalzo, il rimbalzone di Deep. Entriamo negli ultimi due minuti ora. Stanic per Staffieri, ci vuole testa, ma bisogna trovare il canestro. Stanic, Empoli ancora un fallo da spendere. Stanic dalla media, Nicola Stanic, importantissimo, lo mette a segno, più 3 Roma Gas, più 3 Roma Gas, ultimi 100 secondi. Samoggia, Bei sotto, non può fare fallo Deep, che lo va a stuzzicare, da doppio anche di Stanic. Attenzione a Mariotti, la penetrazione, la palla recuperata, la palla recuperata, può andare Fatti in contropiede, la mette Fanti sulla palla recuperata di Stanic, il contropiede del canestro di Arsenio Lupin, che va a subire fallo. Ci sarà anche tiro libero supplementare, parziale di 6-0, targato Staffieri. Stanic, Fanti, Stanic prima ha trovato il canestro, poi ha recuperato la palla, ha lanciato Fanti, tiro libero supplementare di Eugenio che va a segno, ma non è finita, più 6 Roma Gas, ultimo 80 secondi. Passa il tiro, Mariotti sbaglia, Righetti, è tutto solo Alex, è tutto solo, e va a depositare, più 8 Roma Gas, più 8 Roma Gas and Power. La Roma Gas sul meno 1 ha trovato la forza, dopo per minuti non si è trovato il canestro, poi 9-0 di parziale, di nervi, di grinta, la voglia, tutto quello che non sei riuscito a fare per minuti, poi alla fine quando vedi la sconfitta vicina la vuoi scacciare via. 9-0 di parziale Roma Gas, ma non è finita, più 8 a 1 minuto e 11 secondi dalla fine, a tra poco. Ultimi 71 secondi, di questa sfida sofferta, soffertissima, ma ancora non è finita, che se il vantaggio incomincia a essere importante, il cronometro un fattore, un amico della Roma Gas. Mariotti prova il tiro veloce, l'errore, la tocca Stanic, cerca un canestro veloce Empoli a 1 minuto e 6 secondi, ancora 14 secondi per il possesso empolese. Samoggia non viene servito, viene servito Ghizzani, e poi il fallo a 1-0-3 su Mascagni. Mascagni andrà in lunetta per due tiri liberi. Sbaglia il primo Mascagni. Corto, Staffieri a rimbalzo, ultimo minuto, parte velocissimo Fanti, che quando si avventa nell'ultimo minuto andrà in lunetta per due tiri liberi. Arsenio Lupin e Eugenio Fanti a 59 secondi. Sbaglia il primo Eugenio, sbaglia il primo, segna il secondo, 1-2, più 9, si muove con un po' di ritardo secondo me il tempo, comunque sia. Mariotti, Samoggia, forse quasi infrazione, ma poi palla recuperata da Stanic, adesso bisogna gestire questo finale con la Roma Gas che si avvicina alla 19esima vittoria stagionale. Ancora 7 secondi, Stanic fuori per Staffieri, dietro i punti Staffo, l'errore,
La recupera Fanti dalla spazzatura a segno. Eugenio Fanti. 71-60. Parziale di 12-0 per la Roma Gas. Negli ultimi minuti. Era già successo con Fondi, addirittura lì da meno 3 a 2 minuti e mezzo dalla fine. Nel finale esce fuori poi la forza della Roma Gas. Diciannovesima vittoria per, come detto, per la Roma Gas Empower, che sta alla quota 38 in classifica. Mascagni tiene ancora la palla, ormai è, potremmo dire, garbage time ormai, ultimi 6 secondi e 54 centesimi. Comunque chapeau a Empoli che ci ha creduto, sicuramente in una, nella giornata migliore della Roma Gas, che ha avuto, ha giocato un gran bel primo quarto e poi gli ultimi minuti sul meno uno è uscita fuori alla distanza. Ma veramente complimenti a Empoli. 7-1-6-0, due tiri liberi per Ghizzani. Sbaglia il primo, realizza il secondo. 7-1-6-1, interrompe il break di 12-0. Vediamo un po' Stanic, penso che non finisce qui. Saluta. 7-1-6-1 la Roma Gas Empower. Eurobasket Roma batte la Computer Gross Use Basket Empoli per 7-1-6-1 nella 21esima giornata del campionato di basket di Serie B, Girone C. 19esima vittoria, come detto, e sta la quota 38 punti in classifica. Ma che sofferenza dopo il più 17 a paio di minuti dalla fine. Empoli era arrivata anche sul più 1, sul 60-59. Poi c'è stato il break di 12-0 della Roma Gas Empower. Sul saluto della Roma Gas Empower, Eurobasket Roma sulla capolista del girone C della Serie B. Il saluto e ringraziamento da parte mia, di David Biltro, di Alessandro Salvati per la Finer News, e naturalmente a ritrovarci alla prossima gara interna della Roma Gas, che sarà la prossima settimana in casa con la Sera Azzurra, perché ci sarà il turno infrasettimanale dove la Roma Gas giocherà sul campo di Scauri giovedì sera, e sabato prossimo appunto il derby contro la Stella Azzurra. È tutto dal Palavenali, una buona serata, alla prossima settimana.